Derby tutto marsicano allo stadio dei Marsi tra Avezzano e Capistrello. Biancoverdi per consolidare il primato in classifica. Rovetagna a caccia di conferme dopo 3 vittorie consecutive. Ampio turnover per Torti che schiera Blanco con Dos Santos davanti, con Bisegna ad agire sulla tre quarti. Maia da titolare anche per Pelino, Catalli, Puglielli e Kras. In totale 6 le novità rispetto all'11 titolare di L'Aquila. Nel Capistrello out Aquino per infortunio. Si rivede in Briola dopo la lunga squalifica a guidare la linea difensiva con Brusca e Fantasma. Tauzzi, 3-5-2 con Franchi e Di Girolamo, terminali d'attacco. La cronaca si apre al quarto con l'iniziativa di Bisegna che calcia debolmente tra le braccia di Di Girolamo. Il Capistrello si compatta a 5 in difesa e risale il campo sfruttando la velocità di Daniele Di Girolamo. Il piano tattico di Giordani paga all'ottavo quando il 7 scappa sulla linea del fuorigioco e infila Venditti con un tocco beffardo. La reazione dell'Avezzano arriva soltanto a metà del tempo con la sponda di Dos Santos per Catalli che arma il tiro ma non c'entra lo specchio. Al 27esimo, altra ripartenza del Capistrello, ancora con Di Girolamo che grazie all'Avezzano è calcio alto da buona posizione. Alla mezz'ora l'episodio che potrebbe cambiare l'inerzia della partita. Decimo di Napoli vede un tocco di mano di Brusca in aria e assegna il rigore ai biancoverdi. Dal dischetto va Dos Santos che ha le polveri bagnate e si fa murare da Di Girolamo. Altri 6 minuti e la beffa è completa. Scena già vista perché Di Girolamo sgassa sulla fascia, va via ad un disastroso Puglielli e serve il più facile dei palloni a Franco, che insacca tra le gambe di Venditti. Capistrello avanti meritatamente di 2 gol e partita che rischia di tramutarsi in disfatta per l'Avezzano quando al 44esimo Puglielli rimedia il secondo giallo della partita e lascia in 10 biancoverdi. Nel primo minuto di recupero arriva però la svolta. A suonare la carica è Catalli che raccoglie una respinta dalla difesa e fulmina Di Girolamo sul primo palo. All'intervallo Torti corre ai ripari inserendo Di Gianfelice per Kras e l'Avezzano pareggia al 7° con un autentico capolavoro di Michele Bisegna che pennella su punizione il gol del 2-2, entusiasmo che rischia di svanire appena 5 minuti più tardi con la papera di Venditti che non trattiene il pallone ma Di Girolamo non preme il grilletto e trova il salvataggio sulla linea di Pelino. Pericolo scampato per l'Avezzano che torna a manovrare nonostante l'inferiorità numerica. Biancoverdi imprecisi con pendenza subentrato ad uno spento Blanco che trova la risposta con i piedi di Di Girolamo. Ben più impegnativo l'intervento dell'estremo al 17esimo quando sventa l'acrobazia di Donatangelo con un autentico prodigio. Di Girolamo sugli scudi anche poco dopo la mezz'ora, ancora sul tentativo di pendenza, ma la chance più ghiotta per l'Avezzano arriva al 38esimo con il neoentrato Sassarini che raccoglie il cross basso di Pelino ma spara alto e spegne le speranze dell'Avezzano. Biancoverdi ancora in testa al campionato in coabitazione con il Giulianova. Capistrello ancora imbattuto e indenne sul campo della capolista. Mister, partita che si era complicata nel primo tempo, l'espulsione, poi il rigore sbagliato da Dos Santos, è arrivata la reazione in 10 contro 11, è arrivato un pareggio, dicevamo anche a microfoni spenti, un punto guadagnato per l'Avezzano. Beh, per come si era messa è ovvio che è guadagnato, tenuto conto che noi abbiamo preso 2 gol su 2 ripartenze perché stavamo facendo noi la partita. Sulla prima ripartenza ci hanno fatto gol, poi noi abbiamo avuto il rigore che purtroppo Dos non ha realizzato, quello magari ci poteva un attimo condizionare. Rigore sbagliato, secondo gol, sempre su una ripartenza, e poi l'espulsione poteva condizionare la squadra, per cui il secondo tempo c'è stata una grande reazione, già dalla fine del primo tempo una grande reazione, abbiamo riacciuffato la partita, la potevamo anche vincere perché ci sono state 3-4 occasioni clamorose, la potevamo perdere perché l'infortunio del nostro portiere che ci costa, però l'episodio non ci è andato a sfavore, per cui io sono contento, tenuto conto che ragazzi qua ci stanno anche gli avversari. Il Capistrello viene da 3 vittorie consecutive e ha incontrato squadre come Delfino, San Buceto e Alba Adriatica, squadre difficilissime, ha fatto 3 vittorie consecutive, quindi è una squadra che stava in pieno trend positivo, per cui ripeto, io sono contento, è ovvio che dispiace magari in 11, se rimanevamo in 11 può darsi pure che la partita la potevi vincere, no? Ma può darsi pure che la potevi perdere, per cui dobbiamo essere sereni e continuare ad andare avanti. Cioè, io so che per esempio l'Aquila ha perso 3-0, di che cosa vogliamo parlare allora? Cioè, vabbè, comunque andiamo avanti per la nostra strada, dai. Mister, se non sbaglio, 6 cambi rispetto all'11 titolare contro l'Aquila. L'hanno soddisfatta i giocatori che sono entrati in campo quest'oggi? Magari anche qualche giocatore che ha giocato meno nelle ultime partite? Sì, ma l'hanno soddisfatto. Ma ragazzi, noi abbiamo una rosa, no? E se non facciamo una turnazione in questo momento, allora la rosa è lunga, è inutile che le facciamo. Adesso è venuto il momento, dopo 10 partite, qualcuno mi ha chiesto di... Che, ovviamente, perché? Perché...
giocare di domenica, mercoledì e domenica, se non hai una rosa a disposizione a livello numerico importante, tu non puoi fare questo tipo di partite. Ok, questo era il momento di far giocare anche gente che aveva giocato di meno. Perché? Perché è nella rosa, essendo nella rosa, ok, è in grado di poter scendere in campo e dare tutto quello che deve dare. Per cui, cioè, io rifarei quello che ho fatto la stessa maniera, perché ripeto, è una cosa, è un turnover che andava fatto per dar respiro a qualcuno che fino a questo momento non si è fermato mai. Da queste ultime due partite, mister, sia l'Aquila e quella di oggi, emerge il carattere, no? di questa squadra, di rimontare. Forse questo è l'aspetto più importante che vi portate dietro dopo queste due partite. Ma l'aspetto importante è questo, che è una cosa importantissima, vuol dire che non, di non mollare mai, di crederci sempre fino alla fine. Però anche la compattezza, la forza che abbiamo in avanti, al centrocampo, per cui noi siamo una squadra, secondo me, competitivissima. E io l'ho detto già domenica scorsa all'Aquila. Alla fine chi è che si giocherà il campionato? Sarà l'Aquila e l'Avezzano. Per cui noi adesso siamo primi, anche se in concomitanza con Giulianova, però andiamo avanti per la nostra strada. Dobbiamo fare partita per partita e vediamo poi alla fine dove arriveremo. Mister, un grande capistrello, soprattutto nel primo tempo, vi eravate portati sul 2-0, poi forse c'è un po' di rammarico per essere rimasti in superiorità numerica, aver subito il pareggio, fatto sta che uscite da questo campo con un punto contro la capolista. Sì, il rammarico c'è per come si era messa, però bisogna fare i conti che giochiamo contro una grossa squadra che ha dimostrato anche in 10 di essere forte, quindi recuperare lo svantaggio di 2 gol. Forse, guarda, se proprio doveva essere il gol a 3 secondi dalla fine del primo tempo, un po' ci ha un po' tagliato le gambe, perché i ragazzi effettivamente il primo tempo hanno fatto una grossa prestazione di applicazione. Avevamo preparata bene proprio in questo modo, per la prima volta ho messo la difesa a 3, di solito in un gioco a 3, proprio per arginare il loro potenziale offensivo. È andato tutto bene con le ripartenze giuste con Daniele. Purtroppo, ecco, dico, forse ci facciamo un po' scombinati i piani, quel gol a 3 secondi alla fine che non doveva succedere. Ecco, ricordiamo anche che oggi era assente Aquino per infortunio, era assente De Meis per squalifica. Cito solo questi due per dire che Capistrello, insomma, è andato oltre anche le assenze. Sì, era assente anche Cauna, che dall'inizio non ce l'abbiamo avuto mai, però questa, la politica di quest'anno è questa, abbiamo tanti ragazzi, oggi abbiamo giocato con 6 fuori quota, più la panchina era tutti fuori quota, è la politica della società, dobbiamo andare avanti così cercando di raggiungere la salvezza. Ultima domanda, mister, per concludere, venivate da 3 vittorie consecutive, è arrivato questo pareggio in casa della capolista, dunque prosegue questo trend positivo. Dove può arrivare questa squadra? Ha parlato l'obiettivo chiaramente della salvezza, ci possiamo aspettare anche qualcosina in più vedendo appunto la squadra come si è comportata in queste ultime uscite? Non lo so, se guardiamo le ultime partite è normale che qualcuno si aspetta di più, però dobbiamo guardare anche le prime partite, quindi quelle non ce le dimentichiamo mai. Abbiamo sofferto, io dico che il campionato nostro, il campionato d'eccellenza, è un campionato difficile, quest'anno mai come quest'anno, e il campionato nostro è quello della salvezza, che è quello che mi ha chiesto la società, e far crescere soprattutto questi ragazzi che ci sono. Quindi adesso dobbiamo essere bravi a raggiungere il più presto possibile, poi se ci riusciremo il più presto possibile, ok, tutto ciò che verrà sarà di guadagnato.